Bronchiti, bronchioliti e polmoniti tra i bambini. Aumentano i casi, si attende una nuova ondata ed anche gli ospedali fanno fronte comune. Dopo le criticità dello scorso dicembre, con reparti di pediatria saturi e decine di ricoveri, si cerca di correre ai ripari prima che ci si possa ritrovare a fronteggiare una nuova emergenza. Solo 2 mesi fa, il primo picco di influenza tra bambini e neonati, tante situazioni che sono poi diventate più complesse, con polmonite rilevate in diversi casi. La necessità quindi di ospedalizzazione per problemi respiratori preoccupanti, che ha portato ad una pressione importante e complessa sugli ospedali dell'Agro Sarnese Nocerino. E dinanzi ad una nuova ondata, la rete anche territoriale diventa più fitta. La situazione sui territori è fortemente monitorata dai pediatri, ma a quanto pare il virus che circola è più aggressivo. I sintomi caratteristici da tenere sotto controllo sono spesso una combinazione variabile di febbre alta ad esordio improvviso, tosse secca e stizzosa, stanchezza e debolezza, perdita di appetito. Sintomi che hanno bisogno di maggiore attenzione nella rilevazione per quanto riguarda bimbi piccoli. Dunque, c'è stato un picco influenzale notevole, molto importante fra le festività natalizie e le complicanze respiratorie sono state considerevoli, in particolar modo per quanto riguarda la fascia dell'età della prima infanzia e in particolar modo ancora nell'epoca neonatale. Abbiamo avuto bronchioliti anche severe, importantissime, abbiamo avuto broncopolmoniti e polmoniti di natura virale e sovrapposizioni batteriche, con tanti bambini che hanno avuto bisogno di ossigeno per riuscire a, come dire, migliorare il proprio quadro clinico. La situazione è migliorata temporaneamente, adesso stiamo vivendo un secondo picco, una seconda ondata che, grazie anche alla campagna vaccinale si prevede ed è in corso leggermente, sensibilmente, diciamo, più attenuata rispetto a quella precedente, per cui comunque bisogna stare molto attenti e con gli occhi aperti, soprattutto per l'età pediatrica e per quei bambini che, ahimè, non sono vaccinati. Campanelli di allarme variano in base all'età in cui si verifica l'evento respiratorio. Nell'età neonatale è ovvio che va osservata soprattutto la suzione di questi bambini, come mangiano, se mangiano bene, se hanno un ritmo sonno-veglia tranquillo e se hanno eventualmente dei sintomi di tipo respiratorio importanti che si denotano osservando il bambino che inizia a respirare male. È ovvio che crescendo questi sintomi cambiano, i bambini hanno delle difficoltà respiratorie ben riferite, e quando soprattutto la febbre non va via dopo 4-5 giorni di terapia sintomatica, è necessario, fondamentale l'osservazione da parte di un medico di fiducia perché lì bisogna escludere complicazioni. Abbiamo visto anche tante ospedalizzazioni. Assolutamente sì, tanti bambini ospedalizzati e tanti bambini che abbiamo osservato in ambiente anche subintensivo e intensivo perché queste problematiche hanno provocato tante complicanze di tipo respiratorio anche severe, per cui abbiamo dovuto far riferimento ai centri di riferimento appunto di terzo livello, tipo Santo Bono, addirittura Bambin Gesù in qualche contesto.